Pensa un po', oggi ti insegneremo tre semplici modi per imparare a fischiare. Forse hai passato ore e ore cercando di imparare a fischiare, ma non ce l'hai mai fatta. Ecco la tua chance. Esistono davvero tante tecniche per fischiare, imparando a usare la lingua, labbra e dita, fino al punto da perfezionare questo semplice gesto in modo da stupire i tuoi amici, magari chiamando un taxi come nei film. Continua a guardare per imparare come usare la lingua e creare il fischio più chiaro e vibrante che hai mai sentito. Ma prima, ricorda di cliccare sul tasto iscriviti e abilitare le notifiche per sederti in prima fila dal lato positivo della vita. Ti sembra di essere l'unica persona al mondo che non sa fischiare? Non abbiamo delle vere e proprie statistiche che mostrino quante persone al mondo non sappiano fischiare, ma dei sondaggi informali dicono che il 67% degli intervistati afferma di non saperlo fare o di non riuscire a farlo molto bene. Molte di queste persone ci hanno rinunciato, pensando si tratti di qualcosa di difficile, un'impresa al di sopra delle loro capacità, e ormai non ci provano nemmeno più. C'è chi ritiene che la propria incapacità di fischiare c'entra con i suoi geni, magari la forma della bocca, la forma delle labbra, lo spessore della lingua, eccetera. Chi impara a fischiare, invece, ha accesso a un mondo tutto nuovo. La gente usa i fischi in ogni tipo di situazione, per passare il tempo durante un lavoro noioso, per imitare gli uccellini, chiamare un taxi, mentre passeggia, addestra un animale o vuole esprimere disprezzo durante uno show o una partita. C'è poi chi fischia durante delle performance. Esistono infatti addirittura delle gare di fischi. Dunque, come puoi riuscirci anche tu? Allegria! In genere davvero chiunque può imparare a fischiare, a patto di eseguire in modo corretto una delle varie tecniche. Ecco il metodo numero 1. Comincia a protendere leggermente le labbra. Ad esempio, emetti il suono oh, e tieni le labbra nella posizione in cui si trovano alla fine. Ora, sposta la lingua verso il palato e premi leggermente la punta della lingua contro i tuoi incisivi. Ora soffia via l'aria. Ecco che avrai emesso un suono squillante. Il suono varierà a seconda di quanto forte soffi via l'aria. Più forte soffierai, più sarà alto il tuo suono. Prova a sperimentare un po' con la posizione della lingua contro il palato, premendo di più o di meno. Ricorda che la punta della lingua deve comunque sempre trovarsi appoggiata ai denti incisivi, mentre le labbra devono sempre restare protese, come abbiamo visto. C'è chi ottiene risultati migliori premendo con tutta la lingua contro il palato, andando inoltre a toccare anche i molari da entrambi i lati della bocca, così che l'aria non tocchi la punta della lingua. Se riuscirai anche tu a farlo, potrai fischiare mentre sorridi e riuscire a variare la tonalità. Metodo numero 2. Spingi le labbra indietro contro i denti, come se fossi un neonato che cerca di sorridere. Ora usa le dita per assicurarti che i denti siano totalmente coperti. Prova davanti allo specchio per essere sicuro che le labbra siano posizionate in modo corretto. La lingua deve posarsi sul fondo della bocca, vicino ai denti di sotto, ma senza che la punta della lingua vada a toccare i denti. Ora soffia via l'aria in direzione dei tuoi denti inferiori. Il fischio che emetterai con questa tecnica sarà molto rumoroso. Padroneggiare questa tecnica richiederà parecchia pratica, perché la posizione della lingua e della bocca è piuttosto innaturale e scomoda. Allenati quindi facendo piccole pause. Fermati se la bocca ti fa male e ricomincia quando il fastidio è passato. Metodo numero 3. Questo metodo utilizza la lingua e due dita. Puoi decidere tu stesso quali dita usare. La loro funzione sarà tenere le labbra ferme nella giusta posizione. Quindi farai bene a usare le dita più forti per poter tenere ferme le labbra comodamente e per il tempo necessario. Le combinazioni più usate sono tutti e due gli indici, tutti e due i medi o i mignoli. Molte persone trovano però più semplice usare il pollice e l'indice della mano destra. Comincia unendo leggermente le punte del pollice e dell'indice. Non c'è bisogno di premerle forte una contro l'altra. Ora spingi fuori la lingua e curvala verso l'alto e posiziona la punta delle tue due dita unite appena sotto la punta della lingua. Tieni così e porta la lingua e le dita indietro dentro la bocca, appena accanto ai tuoi denti inferiori. Stringi bene le labbra attorno alle dita, in modo che l'aria entri ed esca dalla bocca, solo attraverso la piccola fessura che ne risulterà. E ora soffia. Questa è la tecnica classica che si usa nei film per chiamare i taxi con un fischio molto sonoro. Puoi sperimentare usando altre dita, finché trovi quella con cui sei più a tuo agio. Bonus! La tecnica delle labbra protese. Se nessuna di queste tecniche ti è congeniale, puoi sempre provare il classico metodo che si usa comunemente per fischiettare una canzone.
La tecnica prevede semplicemente di protendere le labbra, rilassare la lingua sul fondo della bocca e soffiare fuori l'aria. È importante misurare bene la quantità di aria che soffi. Se esageri e soffi troppo forte, dalla tua bocca non uscirà alcun suono distinguibile. Meglio quindi soffiare delicatamente. Basta, infatti, appena un leggero soffio per produrre un fischio chiaro e squillante. Se anche provando questo metodo non riesci a fischiare come si deve, potrebbe esserci sotto qualche problema anatomico. Fischiare è un'attività che coinvolge un sistema muscolare nella gola, chiamato sfintere velofaringeo. Per fischiare nel modo giusto, il sistema velofaringeo si deve chiudere quasi completamente. La fuoriuscita di aria dal cavo orale, infatti, dipende dal funzionamento di questi muscoli. Se questi non si chiudono correttamente, fischiare sarà molto difficile. L'insufficienza velofaringea è spesso correlata al labbro leporino, alla voce ipernasale e ai muscoli della gola poco sviluppati. Se nessuna di queste condizioni rientra nel tuo caso, ma ancora non riesci a fischiare, prova altri metodi, ad esempio questi. Bagnati le labbra. Umidifica le labbra leggermente con la lingua e prova in questo modo. Non devi esagerare. Basta un sottile strato di saliva. Questo dovrebbe darti i risultati sperati. Pronuncia la parola due per mettere le labbra nel modo giusto. Se non riesci a regolare bene la posizione delle labbra, fondamentale per fischiare nel modo giusto, prova a ripetere la parola due. Tieni le labbra immobili in quella posizione, che è quella ideale per fischiare. Risucchia l'aria, invece di soffiarla fuori. Questo trucco è miracoloso per chi scopre di riuscire a fischiare più agevolmente, risucchiando l'aria anziché soffiandola fuori. L'unico svantaggio di questo metodo è che fischiettare la tua canzone preferita sarà molto faticoso, perché inspirare è un processo più lento e laborioso rispetto al soffiar fuori l'aria, ma di sicuro è un ottimo metodo se vuoi almeno fischiettare una o due volte per attirare l'attenzione di qualcuno. Allenati a posizionare la lingua. La giusta sistemazione della lingua è spesso determinante per riuscire a fischiare. Puoi infatti fischiare meglio, magari sistemando la lingua in basso, oppure ti troverai meglio spostandola verso l'alto per riuscire a fischiare. Trovare la posizione giusta della lingua ti aiuterà anche a variare la tonalità. Anche chi non sa fischiare molto bene magari non si rende conto che spostando un po' la lingua su e giù potrebbe finalmente emettere note e tonalità quasi musicali. Non solo fischiettare una canzoncina, quindi, ma proprio suonare fischiando. Per avere migliori probabilità di imparare davvero a fischiare, devi provarle tutte e capire quale tecnica ti sarà più congeniale e produrrà risultati migliori. Ricorda che potrebbe volerci un po' di tempo per padroneggiare l'arte del fischio. La chiave è la pazienza di far pratica finché ci riesci. Dacci dentro e magari un giorno ti troverai pure tu sul palco di un talent a sfoggiare le tue incredibili capacità musicali. Chissà come sarà orgogliosa di te la tua mamma quel giorno. Che ne dici allora? Una volta che riuscirai a padroneggiare la tecnica, ti metterai a fischiettare qualche canzone? Dici quale nei commenti qui sotto. Non dimenticare di dare un like al video e di condividerlo con i tuoi amici. Clicca su iscriviti, unisciti al lato positivo.